Benvenuti al Palla BFC, dove oggi c'è una partita veramente difficile per le nostre Tigri che vanno ad affrontare il Gatta Velata Padova. Qui al microfono c'è Federico Cais, in fianco a me c'è il nostro mitico Fabrizio Torazza e anche il nostro grandissimo regista Andrea Grava e il nostro Double T alle statistiche e agli highlights. Fabri, cosa ci aspettiamo questa sera da questa partita? Beh, questa sera qui al Pala BFC veramente una delle pretendenti alla promozione di quest'anno, anche se siamo solo alla terza giornata. Gatta Melata Padova sicuramente una squadra piena di talento, piena di esperienza, è in panchina un grande allenatore ovviamente che conosciamo molto bene come Michele Tomei, che si permette addirittura un vice allenatore come Francesca Dotto. Quindi tanta sapienza cestistica, tanta tecnica. BFC ancora a ranghi ridotti, purtroppo Capitan Marchioni è in panchina solo per onor di firma. Una bella sorpresa, c'è in panchina tra le 12 anche Giulia Vettori per la prima volta, ma anche lei non per giocare. Assente ancora anche questa settimana purtroppo Maddalena Moretto, e quindi diciamo che non partiamo come favoriti, ecco, questa sera. Assolutamente non partiamo come favoriti, però abbiamo il motto di non mollare mai, e poi chissà cosa può succedere sempre quando la palla è rotonda, Fabri, anche se obiettivamente l'avversario che ci troviamo a sfidare oggi è un avversario veramente di rango. Iniziamo subito quindi con i roster. Partiamo con Gatta Melata Padova. Allora, Gatta Melata Padova abbiamo con il numero 1 Silvia Marcon, con il numero 3 Giulia Ridolfi, vecchia conoscenza l'anno scorso in finale contro BFC a Mirano. Poi abbiamo la capitana Elisa Pilli con il numero 4, Francesca Beraldo con il numero 7, Aurora Salmaso con il numero 9, Emma Cognolato col 12, Martina Boretto 14, Martina Meneghini 15, Sofia Gamberin 18, Simona Sorrentino 19, Camilla Angelini 22, Veronica Antonello 40. Dicevamo, coach Michele Tomei in panca con Francesca Dotto. Adesso interrompiamo lo starting five perché c'è un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Mestre, dopodiché presenteremo il basket femminile conegliano. Sì, intanto le squadre si stanno schierando, stanno salutando gli arbitri. Conegliano parte con Rebecca Botter, Marta Maschietto, Maya Tramontin, Serena Marton e la giovanissima Giorgia Zanardo, mentre Gatta Melata parte con Ridolfi, con Pilli, con Angelini, e adesso parte il minuto di silenzio. E termina il minuto di silenzio, un doveroso omaggio per la tragedia che è successa. Adesso, nonostante questa cosa abbia veramente toccato tutti quanti,
Voltiamo pagina e ci dedichiamo alla partita di basket che sta per iniziare con la palla a 2 e partiamo con il roster di Conegliano che vede la numero 5 giovanissima Livia Torazza, la numero 6 il capitano Francesca Marchioni, Sara Colombi col 7, Maya Tramontin col 9, Serena Marton col 12, Sara Cazziola col 14, Rebecca Botter col 15, Giorgia Zanardo col 16, Giulia Tronchin 17, Marta Maschietto col 18, Giulia Vettori col 23 e Marta Sponchiado con il 24. Fabri Conegliano in attacco. Sì, Ridolfi ha sbagliato il tiro da tre, pericolosissima lei da quella posizione. Siamo riusciti a recuperare il rimbalzo con Marton e adesso andiamo a impostare la manovra a metà campo con proprio Marton che va a tirare a rimbalzo in attacco. Serve Tramontin che può andare ad attaccare ancora e a segnare da sotto. I primi due punti sono per il BFC. Grande coraggio di Maya qui che finta il tiro da tre, entra trovando un'autostrada e poi appoggia dolcissimamente. Bravissima Maya. Ridolfi ancora con la palla per Pilli, molto brava anche lei del tiro da tre, invece scarica sotto canestro per Marcon che sbaglia. Insomma Fabri, io ho avuto incubi per tutta l'estate sognando ancora Ridolfi, ricordandomela dai playoff, e ce la ritroviamo qui contro. Che dici? Esatto, ce la troviamo qui, devo dirti la verità che abbiamo cercato anche noi in tutti i modi di ingaggiare Giulia Ridolfi perché è una giocatrice veramente veramente forte, e intanto a segnare da sotto Marta Maschietto, ben imbeccata da Tramontin, e 4-0 per Conegliano, una partenza che non ci aspettavamo. Ti dicevo, Giulia Ridolfi appunto è stata sicuramente tra le ragazze che avremmo voluto avere in squadra, proprio perché sia per la sua classe, insomma, per la sua esperienza in campo, sia perché tra l'altro, avendola un po' conosciuta, è anche un'ottima ragazza, una ragazza che si sarebbe inserita sicuramente benissimo nel nostro gruppo. Quindi una partenza che non ci aspettavamo, non se l'aspettava nemmeno Veronica Antonello, che con un gioco da tre ha subito rosicchiato quasi tutto il vantaggio che Conegliano aveva preso. Qui una giocata un po' avventata da parte di BFC, che era in difficoltà nell'uscire dalla propria area prima del passaggio degli 8 secondi, e c'è stato un passaggio lungo di Maya Tramontin su Serena Marton che non poteva recuperare la palla, e ancora il Gattamelata Padova in attacco. E adesso Veronica Antonello, proprio che ha confezionato quel gioco da tre punti poco prima, viene stoppata invece da Botter. Veronica Antonello, capo cannoniere della sua squadra fino adesso, giocatrice anche lei con esperienza in Serie A, in Serie A2, ma anche un po' di A1. Intanto tanti contatti non fischiati. Sì. Si lamenta. Sì, tra l'altro non capisco nemmeno come possa essere palla per il Gattamelata Padova quando era evidente l'ultimo tocco da parte loro, ma tant'è che l'arbitro ha preso questa decisione. Sì, ci sembra subito un metro arbitrale abbastanza permissivo, questi contatti non fischiati. Dall'altra parte intanto la giovane Marcona a impostare la manovra d'attacco. E va a intercettare la giovanissima Giorgia Zanardo, che bravissima Giorgia, il pallone, ma subito l'atteggiamento giusto da parte di Giorgia. Coach Moretto aveva chiesto proprio questo in settimana, cioè di aumentare ancora l'intensità difensiva e soprattutto di lavorare sulle linee di passaggio per cercare di impedire alle avversarie di sviluppare la manovra di attacco a metà campo, e Giorgia ovviamente ha interpretato subito molto bene queste indicazioni. E questa è sicuramente una chiave che potrebbe permettere a BFC di sopravvivere in questa partita dove c'è un gap tecnico evidente con gli avversari. Bene, subito raddoppiata in post basso Angelini, anche lei giocatrice molto forte, di grande esperienza. E palla recuperata sul tiro sbagliato, adesso è Tramontin che può attaccare il canestro, mano sinistra, sbaglia purtroppo da sotto, era comunque un buon tiro, una buona penetrazione. Assolutamente, molto bene Maya qui che veramente prende coraggio e prova a trovare la via del canestro, la trova però dall'altra parte Gattamelata Padova, che si trova ora in vantaggio sul più uno. Sì, peccato quel tiro sbagliato da sotto, poi il contropiede subito con Angelini che è andata a chiudere da sotto su asse di Ridolfi, adesso invece addirittura invece passi fischiati a Giorgia Zanardo, che però aveva perso l'equilibrio in seguito ad un contatto, ma stiamo capendo che il metro è questo. Sì, esatto, più che un metro sembra un goniometro, ma insomma va bene. Questa è la partita e se il metro è chiaro dobbiamo capirlo e adeguarci velocemente prima di farci male. Forse un arresto un po' dubbio, poi Marconi invece che va
a tirare da sotto, a sbagliare, è subito Martoni invece a forzare i ritmi della partita, giustamente cercando di giocare il più possibile in transizione, in contropiede, passaggio skip per Zanardo e poi è Botter dal mezzo angolo che sbaglia, lotta al rimbalzo, bravissima però a recuperare Angelini. Peccato, potevamo perderci un rimbalzo, ci è mancato veramente poco e adesso c'è Gattamelata che può provare ad allungare sul più di tre. Ancora vediamo Ridolfi, spalle a canestro contro Zanardo, se la gioca abbastanza bene però sbaglia il tiro. Stiamo tenendo comunque lontane dal canestro le ragazze dei Gattamelata. Ancora Botter dal mezzo, dal gomito, sbaglia, corto il suo tiro. Dicevamo anche a Camilla Angelini, giocatrice giovanili Stella Azzurra Roma, poi Sanga Milano, addirittura Slavia Praga per mezzo campionato, poi Carugate sempre in A2. Quindi un grande, grande curriculum. Giocatrice di 1,86 m, che vedete come Marta Maschietto renda parecchi centimetri. E c'è un primo fallo qui per il Gattamelata Padova. Intanto Fabri, io sono emozionato perché ho visto un taglia fuori ottimo di Maya Tramontin che ha potuto prendersi il rimbalzo, e anche su questo fondamentale lo stiamo ripetendo più volte, probabilmente è l'Alzheimer anche che ci contraddistingue, ma dobbiamo lavorare, dobbiamo bene, dobbiamo lavorarci, forse ci stiamo lavorando, e vedere un taglia fuori di Maya Tramontin riempie sempre il cuore. Ma intanto c'è un time out per coach Tomei e approfittiamo del time out per ricordare a tutti gli spettatori collegati che è possibile votare per l'MVB, il contest che attribuirà il premio alla miglior giocatrice della partita, che si aggiudicherà una magnum di Prosecco DOCG dell'azienda Buzz Wine, sponsor di questo concorso. Assolutamente, quindi adesso il nostro mitico Andrea Grava sta scrivendo proprio sulla chat l'indirizzo al quale potete collegarvi e votare per quella che ritenete la nostra MVP della partita. Noi ci giochiamo la parola MVB, che è un neologismo coniato appunto per omaggiare la cantina Buzz Wine, che si occupa di fornire un premio che verrà consegnato a colei che verrà votata come miglior giocatrice della partita. Intanto Zanardo alla rimessa laterale, su di lei Veronica Antonello, giocatrice giovanili Lupe, poi anche A1, A2 dicevamo con le Lupe di San Martino di Lupari. Tramontin con la palla, finta il tiro, attacca, scarica molto bene, scarica un buon passaggio per Giorgia Zanardo che non riesce a controllare. Peccato, veramente una grande intuizione qui di Maya Tramontin. Maya si sta ritagliando un ruolo da protagonista in questa partita in cui ci sono tante assenti e abbiamo bisogno veramente di coraggio da parte delle ragazze qui presenti. Adesso è Pilli che scarica per Antonello, sotto canestro Angelini, però non era passi Fabri. Aggressiva la difesa di Conegliano, da tre punti poi dall'angolo Marcon, però la difesa di Conegliano aveva lavorato molto bene. Sì, peccato, e Gattamelata va a 8 punti e quindi praticamente doppia BFC. Adesso potrebbe attaccare forse Maya Tramontin, invece scarica per Serena Marton che gioca pick and roll, poi riattacca sullo stesso lato e va a segnare da sotto subendo ancora un contatto da parte di Marcon che si lamenta. Ma bravissima Serena qui, veramente una giocata magistrale, una finta di un tiro da tre e poi un'entrata molto interessante. Parte doppio pick and roll alto Tomei in questa azione, poi c'è uno scarico nell'angolo ancora per Marcon che palla calpesta fuori la linea, devo dire, secondo me l'aveva calpestata anche due azioni fa. Sì, sì, effettivamente l'ha calpestata proprio quel tanto che è bastato per fare sì che l'arbitro fischiasse. Entra nella partita anche Marta Sponchiado, giocatrice in prestito da NPT, nuova pallacanestro Treviso, giocatrice del 2006, ma con tanta grinta, con tanta intensità e anche con un buon tiro da fuori. Sì, che dà un po' di ossigeno a una Maya Tramontin che abbiamo visto veramente ha avuto un impatto molto positivo su questa partita. Adesso un fallo di Veronica Antonello contro
su Giorgia Zanardo, che ha difeso molto bene la palla. Sì. È entrata nella partita anche Sara Colombi, che ha dato qualche minuto di riposo, che sta dando qualche minuto di riposo a Marta Maschietto. Molto bene. Sono molto alti. Sì. Il coach Moretto ha chiesto difesa molto intensa, quindi probabilmente ci saranno delle rotazioni molto rapide. Vedete subito Sponchiado attaccare l'area e poi subito dall'altra parte, dai tre punti, Sara Colombi. Grande nuovo Sara. K2 possiamo dire. Anzi, K3 così. In questo caso. Forse K3, esatto. Bravissima, bravissima Sara. Ossigeno puro per BFC questa bomba. E adesso forte in difesa, ragazze, forza. Si muovono bravissima. Bene, ma chiude altrettanto bene Sponchiano sull'aiuto e poi chiude il lavoro Zanardo, che può vai dentro, vai dentro aperto, che ti prendi il fallo. Sebisce un fallo, ancora non fischiato. Brava, brava Giorgia, va bene così, non importa adesso perché la situazione di 2 contro 1 ci vuole grande coraggio. No, qui riescono a controllare dormiamo. Bene la palla le ragazze di Gattamelata, poi sistema i piedi in maniera un po' dubbia. È fallo, sì, molto bene. Bello. Allora, Gattamelata ha alzato un pressing molto interessante. D'altro canto gli arbitri hanno iniziato finalmente a fischiare, quindi ci troviamo su una situazione di 3 falli per Gattamelata, che praticamente li ha fatti tutti e 3 in azione di pressing sulla difesa. E adesso ancora Sponchiado ad attaccare il pressing, subito raddoppiata, attenzione. Sì, le mani addosso. Non riusciamo a superare la metà campo, purtroppo, perché subiamo il raddoppio, fatto molto bene. Molto, molto brave qui. Sì, dall'altra parte chiude altrettanto bene Capitan Pilli da sotto. E Gattamelata rimette il muso davanti, 10 Gattamelata, 9 BFC. D'altra parte l'assenza di Maddalena Moretto può essere una chiave della partita. È lei la playmaker titolare di questa squadra, anche se Giorgia Zanardo non fa certo rimpiangere in queste situazioni. Assolutamente, Giorgia ha veramente molto molto coraggio contro queste avversarie di rango, non ha paura a buttarsi dentro contro questo pressing asfissiante, non ha paura a trovare il pertugio e le permette di trovare un fallo. Gattamelata sale a 4 falli e rimessa in attacco in favore di BFC, che ha 14 secondi per completare l'azione d'attacco. Sì, è già in bonus a questo punto Gattamelata, e quindi da adesso ogni fallo sarà sanzionato con 2 tiri liberi per Conegliano. Questo, Fabri, significa che probabilmente cambieranno la strategia e ridurranno un attimo la pressione, cosa pensi? Lo speriamo un po' tutti. È corto il tiro di Colombi, però si lotta a rimbalzo? No. E la palla è ancora per BFC, Conegliano, sì. Come dice coach Moretto. Sì, coach Moretto si è chiamato praticamente questa rimessa perché ha evidenziato il tocco e l'arbitro ha sosteneva che il tiro di Colombi fosse stato stoppato sporcato in qualche modo. Dal... Effettivamente sì. Quindi ancora un'azione di 14 secondi per Conegliano. Esce Sponchiado che riceve la palla, poi serve Botter, cerca un passaggio consegnato, non si capiscono, chiude il palleggio. Adesso è Colombi che chiude ancora il palleggio. 4 secondi, 3 secondi, è Serena da Marton che sbaglia da sotto, un tiro un po' difficile, mano destra. Ma non poteva fare altrimenti, aveva pochissimo tempo e doveva chiudere l'azione così. Bravissima Giorgia qui in difesa. È stoppata ancora di Botter. È ancora Sponchiato con la palla. Poi è poi un fallo di sfondamento di Sara Colombi. Si lamenta coach Moretto. Sì, coach Moretto non è d'accordo, ma qui il fischio è sempre molto complicato, è difficile. Noi l'avevamo qua sotto la postazione, probabilmente forse ci stava anche, è stata molto esperta. Sì, allora il Grava ha detto, l'uomo del monte ha detto sì. Il Grava e anche il Double T annuisce. Il nostro fianco annuisce. Entra nella partita anche Emma Cognolato col numero 12. Atleta di 26 anni, ex Rovigo. Ed entra anche Sara Cazziola che dà un cambio a Giorgia Zanardo. Esce Rebecca Botter, rientra nella partita Marta Maschietto. Comunque molto bene, 2 minuti alla fine di questo primo periodo e la partita viaggia su un binario di equilibrio. Siamo 10-9 a favore di Gattamelata che ora può rimettere in campo. Abbiamo anche sbagliato qualcosina da sotto, potevamo tranquillamente anche essere in vantaggio, però molto bene come dici Fede perché siamo lì, ce la stiamo giocando contro una squadra davvero davvero forte e davvero ben disposta in squadra. In campo, scusate. Dall'altra parte sfortunatissima Angelini. Sì, anche loro sfortunati in questa azione. E ora è BFC che può giocare in attacco. Marta Sponchiado,
Buono scarico, attenzione qua invece rischiamo. Oh, ma avventurosi questi sì. passaggi, subiamo la pressione difensiva di Gattamelata, adesso è Serena che può giocare pick and roll con Maschietto, la serve benissimo e ancora meglio Marta che in mezzo al traffico, mano sinistra, trova l'equilibrio e mette un canestro veramente molto veramente molto bene. E qui è fallo e qui ci sta. Coach Tomei non è d'accordo, ma io ho visto comunque il movimento che... E quindi rimessa BFC, quinto fallo di squadra per Gattamelata, 1-22 alla fine di questo periodo. E cambio, si dà ossigeno a Serena Marton che anche lei ha avuto un impatto devastante su questa partita. Entra Giulia Mattonella Tronchin. Che Mattonella, perdonami, non sta tanto perché tira delle mattonate, ma anzi perché ha la sua mattonella nel mezzo angolo da dove sbaglia difficilmente. Qui Sponchiado si fa rubare la palla purtroppo dal pressing sempre molto molto alto e molto molto buono da parte di Gattamelata che ora può orchestrare l'azione d'attacco. Però aggressiva Cazziola, poi è Pilli che va a segnare, subisce anche fallo. D'altra parte anche il capitan Pilli, una giocatrice molto esperta, una giocatrice che l'anno scorso in Serie B comunque viaggiava a quasi 11 punti di media. Molto forte nell'uno contro uno, altrettanto forte nel tiro da tre punti, quindi difficile da marcare. Sarà tiro libero supplementare per lei a 1 minuto 04 sul 12-11 per Gattamelata. Sbaglia il tiro, si lotta a rimbalzo, bene il tagliafuori di Maschietto che poi parte anche in palleggio. Serve Cazziola che poteva servire forse Tronchini, invece perde la palla. Sovrannumero per Gattamelata. Girano Gira molto velocissima bene la palla. Sì, molto brave. Cognolato che può attaccare, poi cerca di servire spalle a canestro. Sorrentino che sbaglia, riceve di nuovo Sorrentino. Questa volta non sbaglia. Anche Sorrentino, un po' di A2 a Scafati, a Cagliari, poi 5 anni a Rovigo in Serie A. Tra l'altro nazionale, atleti non udenti. Perdiamo la palla per infrazione di 8 secondi. Peccato che il BFC ha perso un po' di lucidità in quest'ultima parte del quarto che ha permesso adesso a Gattamelata di scavare un piccolo vantaggio. Anche un po' di sfortuna perché prima avevamo preso il rimbalzo ma ci è sfuggito. Ma non molliamo, non molliamo. Probabilmente gestiranno quest'ultima azione fino alla fine. 22 secondi alla fine, quindi possono andare fino in fondo. Brava Marta. Marta chiude abbastanza bene su Sorrentino che calpesta la linea, quindi avremo 9 secondi e mezzo invece per fare l'ultimo tiro di questo primo quarto. Sì, no, manca pochissimo tempo. Ma insomma sono quasi 10 secondi. Si può imbastire un'azione di tiro. Giulia Tronchin che deve attaccare. Non è partito il tempo però gli arbitri devono fermare l'azione, non è partito il cronometro. Qui adesso appunto si potrebbe aprire una questione sulla relatività del tempo, ma non siamo nel contesto adatto per sostenerla. Adesso gli arbitri dicono che manca. Ma c'è stata una stima di 5 secondi che 5, insomma... 4 secondi e 8. Va bene, ci sta, è ragionevole, noi... Così siamo riusciti a superare la metà campo, intanto che già, non è scontato. Stasera. Sì, esattamente. Ricordiamo veramente, Coach Tomei sta applicando un pressing veramente asfissiante. Anche perché diciamo che conosce abbastanza bene diverse giocatrici del BFC per averle allenate, per averle cresciute. Cazziola da 8 metri. Sì! E segna con... parecchia fortuna. Va bene, va bene. Coach Tomei. Grande Sara, va bene così. Ne ha sicuramente ragione. Ma diciamo che la fortuna aiuta gli audaci. Aiuta chi ci crede. Abbiamo qui Double T che salta sulla nostra postazione facendo. Sì, infatti ci sono già dei voti MVP per il ferro del canestro alla nostra destra. Comunque direi che dopo questo primo quarto veramente entusiasmante e all'insegna dell'equilibrio diamo anche la linea agli sponsor che ci sostengono e vi aspettiamo qui tra pochissimo.
E siamo ancora qui all'inizio di questo secondo quarto di una partita tiratissima. BFC e Gattamelata sono 14 pari, quindi nonostante questo gap tecnico che si presenta tra le due squadre e che vede la squadra ospite nettamente favorita sulla carta, anche alla luce delle assenze di lusso che abbiamo in BFC, tuttavia siamo ancora qua e abbiamo lavorato molto bene nel primo quarto. Sì, abbiamo lavorato bene, abbiamo sbagliato qualcosa, poi abbiamo avuto un finale fortunato con la bomba di Cazziola, Ah appunto. sì. Adesso passi per Botter, che ha Ah sì. ricevuto fuori equilibrio, poi aveva Sì. cercato di scaricare, ma in effetti è un'infrazione di passi. È una mossa che ho già visto a scuola di tango e purtroppo è stata sanzionata nonostante fosse stata Madonna. elegantissima. Salida basica che ha cercato di fare Rebecca Botter, adesso Tronchin. Sotto Scazziola riesce Grande! a anticipare e adesso però ha No, un rischio dai! davvero fiscale Sì? rispetto alla media, Ah, invece Cava ok, no, no, dice no, ok. l'ha abbracciata e allora Quindi, ci inchiniamo di esatto, fronte a Sua Maestà il Grava. il Grava, che non va mai contraddetto. No, ma giustamente, anche perché ci teniamo alla imparzialità, nonostante il nostro cuore da tifosi ogni tanto ci fa ragionare poco freddamente, ma. 4 secondi alla fine, No, beh. un tiro sul tabellone che avevo visto fare ai Boston Celtics Sì. di coach Casey Jones negli anni 80. A me ha ricordato invece una rimessa laterale che ho visto più volte fare nei campi da calcio, ma Double team, ha Nick toccato il Schizzo ferro, mi ragazzi? ricorda che Sì. sì, Jamorant utilizza questo tipo di stratagemma con una certa regolarità. Quindi rimessa ascellare che ha toccato il ferro e quindi si riparte con palla per Gattamelata. Grande Marta Maschietto qui che blocca l'azione. Scazziola Ah. poi perde ancora la palla completamente Passi. libera sotto canestro Aurora Salmaso che Ma però sì, commette infrazione di siamo passi. stati fortunati qui perché diciamo abbiamo rischiato fortemente di prenderci un canestro in contropiede. Eh sì, ancora una volta il coach, il pressing, scusate, organizzato da Coach Tomei aveva dato i suoi frutti, ma rischia di darlo. Non possiamo passare la palla con questa superficialità. Comunque, buon passaggio invece per Marta Maschietto che se la gioca, spalla a canestro, sbaglia, cerca di Peccato. recuperare la palla, non ci riesce. Peccato, qui Marta aveva fatto un Ed è. movimento dolcissimo che l'aveva permesso di liberarsi. È andata male. Lavora benissimo Gattamelata, gioco dentro fuori, Brava però Giulia. poi sbaglia il tiro e poi un fallo sul Sì, Giulia rimbalzo. si è presa il rimbalzo, si è presa un fallo piuttosto netto, quindi il metro arbitrale si sta un attimo dimostrando un po' più attento in questo frangente a contatti che magari nel primo quarto venivano non fischiati. E rientra nella partita anche Maia Tramontini che ha giocato un buon primo quarto dal cambio a Cazziola. E adesso cerca di servire Marta Maschietto. Non un buonissimo passaggio. Marta comunque lo controlla lo stesso. Poi si fa spazio sotto canestro e subisce un fallo. Ricade sulle sue ginocchia. Speriamo che. Speriamo bene, No, sì, ma tutto a Marta posto, mi sembra per tranquilla, Marta. tranquilla, molto bene. Qui Fabri, fallo in difesa, abbiamo rischiato il fallo in attacco, la situazione era un Allora, po' ti di dico una bagarre. cosa, sul primo movimento di palleggio Marta ha allargato un po' i gomiti, probabilmente facendo quello che gli americani chiamano hooking, si è agganciata un po' e quello poteva essere un fallo fischiato in attacco. Dopodiché si è buttata dentro molto forte, sì, lì secondo me il fallo c'era perché poi la difesa non era proprio in posizione. Intanto abbiamo fatto intervenire i nostri steward perché c'era un Trabucco Junior che ha tentato l'invasione di campo ed è stato prontamente allontanato. Ricordiamo che la sicurezza viene prima di tutto. E la sicurezza è anche Marta Maschietto in lunetta, 2 su 2. 16 a 14, ancora avanti BFC. Continuate a votare per la MVP della partita. Ricordate che in chat trovate il link per votare. Stanno arrivando moltissimi voti. Intanto Azzona, coach di
Moretto, un errore di Ridolfi da tre, poi bene Cognolato a rimbalzo che si guadagna anche un fallo sul tiro, peccato. Peccato, abbiamo dormicchiato qui su questo rimbalzo, peccato, non dobbiamo mollare ragazzi. Le ricordavi prima il tagliafuori, purtroppo, il tagliafuori non fatto purtroppo. Sì, vabbè, chiaramente poi la parabola è stata diciamo un po' imprevedibile, che non agevola sicuramente la scelta del tempo e... Però il dato di fatto è che adesso gatta melata la possibilità di ricucire lo svantaggio. Sbaglia il secondo Cognolato. E la gufata è arrivata puntuale. Tronchin che si vedeva subito che stava per fare un passaggio avventuroso, diciamo. Ma è avventuroso anche questo! Intanto recupera anche la palla. Brava Giulia! Molto bene, brava Giulia. Davvero. Non perderla di nuovo però. Riesce in qualche mamma modo mia, a ragazzi. Controllarla, le mani sono sempre addosso, poi sale sì. Anche l'urlo e la protesta della curva di casa e quindi esattamente, esattamente. Decidono a fischiare, scusate, sì. Sì, al lancio del terzo bengala l'arbitro fischia. E attenzione, entra una giovanissima Livia Torazza che si occupa di battere la rimessa, quindi subito grandissima responsabilità su questa giovane giocatrice. Riesce a servire Maya Tramontin e si leva subito un peso e poi Tramontin che serve in qualche modo Maschietto, diciamo che in realtà mamma mia, peccato, brava giù. Recupera la palla in qualche modo, Torazza sbaglia dalla media, bravissima comunque Livia qui, contropiede subito dall'altra parte ma Botter recupera la palla, si può correre ancora ed è Serena Marton che forza i ritmi, bravissima ancora una volta, ancora Livia Torazza che va a attaccare l'area molto bene e va a segnare col movimento di incrocio, bravissima, che gli ha segnato suo padre, diciamolo, non è vero, gli ha segnato coach Trabucco come la maggior parte delle cose che sa fare. Sono circa 16 anni che Livia si sveglia alle 4 di mattina e suo padre le fa fare questo movimento e sa che pranzerà solo se segnerà 100 tiri consecutivi. Adesso dall'altra parte, Capitan Pilli però chiusa bene da Marta Maschietto, perde la palla. Allora, BFC, come dire, dicono i napoletani, tiene la cazzimma oggi perché veramente non ha paura di questo avversario super titolato. Ha messo dentro le ragazze più giovani proprio perché purtroppo siamo veramente attorniati da tante difficoltà legate ad infortuni e queste ragazze giovani... proprio senza paura si stanno buttando nella partita in una maniera giusta, nell'atteggiamento giusto, nonostante un grandissimo pressing da parte degli avversari e quindi veramente oggi dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Beh sì, lo dicevamo all'inizio, lo ripetiamo per chi non fosse collegato prima della partita, ma appunto a partire dall'infortunio di Silvia Ostan, che è un infortunio ai legamenti, quindi un infortunio ovviamente grave, alla situazione della capitana Francesca Marchioni, che ha anche lei diversi problemi al suo ginocchio, e quindi poi l'assenza di Maddalena Moretto, la nostra playmaker, quindi appunto un BFC veramente decimata dagli infortuni, che però sta giocando fino ad ora, quasi a metà del secondo quarto, faccia a faccia con una avversaria davvero, ma davvero forte. Sì, esattamente, naturalmente coach Tomei con la sua grande grande esperienza troverà inevitabilmente il modo di motivare le sue ragazze e quindi ci aspettiamo un ritorno prepotente da parte del Pink Gattamelata Padova, ma intanto ci godiamo una BFC che non ha paura e deve continuare a lavorare così. Serena Martona ad attaccare il pressing, Antonello su di lei, poi addirittura Marta Maschietto che subisce un contatto, poi cade a terra, si rifugia in una palla contesa, il possesso... Palla contesa, palla alla difesa, dicevano quando ero piccolo, infatti la palla passa a Gattamelata Padova. E intanto iniziamo a salutare i nostri amici che ci seguono da casa, in particolare Alessia Lanzavecchia che reduce anche lei da un'operazione, stavamo parlando di infortuni, è arrivata qui. Tantissimi auguri ad Alessia. Alessia che si complimenta con la giovane Livia per il movimento, io mi complimento col suo papà perché tra l'altro lo sta insegnando anche a me con scarsi risultati, ma insomma Fabri ti darò soddisfazioni, pian piano sto arrivando anch'io. È un lavoro lungo, vedrai che bisogna avere fiducia e intanto Pilli dall'altra parte
che scarica per Antonello, poi spalle canestro Ridolfi. Angelini che attacca Botter molto bene, fallo di Botter che poi appoggia male il piede. Sì, appoggia male il piede, la vediamo camminare male, ormai veramente siamo, dosiamo anche le parole perché abbiamo una paura pazzesca. Saranno due tiri liberi per Camilla Angelini. 1,86 m, dicevamo, una ragazza veramente fisicamente dotata e anche tecnicamente dotata, 2 su 2. E cambio per coach Moretto, esce proprio Rebecca Botter. Sì, ma Rebecca Botter non mi pare che corra molto in maniera molto sciolta, eh. Fa un po' paura. È una cosa che ci preoccupa parecchio, giocatrice fondamentale, ha giocato due ottime partite all'esordio quest'anno col BFC, abbiamo estremamente bisogno di lei, dei suoi rimbalzi, della sua aggressività e anche dei suoi punti. E intanto Serena Marton che va a sbagliare da sotto, ma aveva comunque bucato la difesa padovana in maniera estremamente efficace. Peccato. Peccato veramente. E poi però va a guadagnarsi un fallo in attacco. C'ha qua grandissima esperienza. Sì, grande esperienza. Ricordiamo che con 32 anni di carriera Serena Marton veramente potrebbe insegnare a tutti. Fallo di Ridolfi, tra l'altro. Purtroppo il tabellone oggi, sì, il tabellone segna punti. Non sappiamo se è una scaramanzia, forse, perché l'altra volta che l'avevamo messo avevamo perso, però diciamo che stiamo attaccando sì, a qualsiasi cosa. Ricordiamo che BFC purtroppo ancora a 0 punti dopo aver perso l'esordio in casa contro le Lupe di San Martino, ha perso a Padova contro il CUS domenica scorsa per 53-61. Adesso perdiamo anche la palla, poi fallo di Colombi. Ah sì, qui Ridolfi si riprende l'esperienza che le era stata portata via prima, va a prendersi un fallo molto intelligente. Siamo 4 falli pari già in questo secondo quarto, mentre nel primo quarto si fischiava molto meno, e adesso la partita rimane sui binari dell'equilibrio. Gattamelata 17, ora prova con questa azione d'attacco a riportarsi avanti rispetto alla BFC che si trova a 18 punti. Marcon con la palla completamente libera, non una buona idea. No, ma anche una pessima gestione del rimbalzo qui, non dobbiamo fare queste cavolate. E adesso una bella finta in hesitation di Antonello che poi attacca la linea di fondo e va a canestro. Superiamo la metà campo con Marton, poi ancora qualche contatto, non siamo abituate ad avere questa pressione dall'altra parte. Angelini che va però a sbagliare, Marta Maschietto che poi si protegge bene la palla. Brava Livia qui che riesce a liberarsi la palla e a darla a Marton. Marton inizia a ragionare, gioca alto su Maschietto. Maschietto prova a trovare la via del canestro con un sottomano dolcissimo che però va a stamparsi sul tabellone. Un po' forzata questa azione perché non ha trovato una via libera per Valerio il canestro. Valerio attaccare Torazza, non la vede neanche, però sbaglia il tiro e Tramontin recupera il rimbalzo e possiamo correre ancora, ma Serena Marton vuole, sì, ragiona Serena, brava, un po' i ritmi e probabilmente ha ragione ancora una volta lei. Blocco di Colombi, poi Marton può attaccare l'area con la mano sinistra, sbaglia ancora, tanti contatti. Sì. Dall'altra parte ancora sovrannumero e Ridolfi che si prende il tiro. È davvero sfortunata. Sfortunata qui, è attenta invece Maya Tramontin a guardare bene la traiettoria della palla e a prendersi questo rimbalzo. Ora porta avanti la palla e riprova a ragionare. Consegna Serena Marton che sembra sempre la più in palla del BFC. E qui c'è un blocco irregolare da parte, sì, di Sara Colombi. Aggiusta un po' il blocco, come si suol dire, tira fuori l'anca e anche qualcosa di più. Ah, sì. Ed è fallo in attacco, non si può fare. Era il famoso movimento sexy della canzone che contraddistingue quest'estate che non finisce mai, perché ci sono ancora 32 gradi qui in palazzetto. Siamo a 4:15 della fine di questo secondo quarto ed è il momento di dare spazio agli sponsor che ci aiutano e ci sostengono.
4:15 alla fine di questo secondo periodo, che vede ora il Gattamelata con il Musetto davanti a BFC 19-18. Una partita che è sempre stata sui binari dell'equilibrio, nonostante la nostra avversaria di oggi sia assolutamente di una potenza devastante. BFC ci sta provando con le unghie e coi denti a rimanere attaccata alla partita. E adesso però il possesso è a favore delle ospiti. Fabrizio, come vedi, cosa pensi che succederà in questa seconda parte di secondo periodo? Ma io credo che Cottomei sfrutterà pieno tutta l'esperienza delle proprie ragazze. Adesso noi abbiamo una 2007, una 2006 in campo e poi una 2004, cioè una età media molto giovane, però vedete, lottiamo su ogni pallone, proprio lì via uscire con la palla, poi per Tramontin, poi un passaggio per Tronchin che chiude il palleggio, per però trova bene Trazza. Dovrebbe giocare e serve Sponchiado che subisce il fallo. Mamma mia, è anche sfortunata perché avrebbe potuto segnare. E siamo uscite bene qui da una situazione che si stava rendendo piuttosto pericolosa. Un passaggio forse un po' avventuroso su Torazza, che però è riuscita a controllare bene e ne siamo venuti fuori elegantemente. Adesso abbiamo due tiri liberi per noi. Sponchiado in lunetta, segna il primo Marta. Ricordiamo classe 2006, in prestito da NPT. E segna anche il secondo con una freddezza, sì, da trentenne, diciamo. Sì, bravissima. Adesso abbiamo Gambarini in palleggio per Marcon, Ridolfi, Antonello. Oh, mamma mia, l'anticipo, peccato. Purtroppo Tronchin, ma ruotiamo bene in difesa, ma è liberissimo Antonello, da tre punti sbaglia. No, questo non lo taglia fare. Fuori, poi si intrufola. Lestissima proprio Gambarin, Sofia Gambarin, e segna da sotto. Brava, peccato lei. Veramente, perché Giulia ha bucato di un non nulla. Sponchiado dai tre punti sbaglia, dai, lo sbagliamo noi, dai Livia, recupera la palla ancora Antonello, sempre un punto avanti Gattamelata, ma sbaglia il passaggio sotto, poi un fallo fischiato, ah, sì, a Tramontin, che forse nel momento in cui ha saltato Angelini gli ha cercato la abbiamo spinta, visto, abbiamo visto l'equilibrio. Abbiamo visto la spinta, o comunque Angelini è riuscita vedere bene, diciamo, a farla vedere bene, ma insomma il fischio dell'arbitro qui sembra assolutamente plausibile. Rientra nella partita Giorgia Zanardo. Gattamelata qui è una ghiotta occasione, perché potrebbe portarsi sul 23. Segna il primo Angelini. Segna il secondo, precisissima dalla lunetta. Ah sì, ha azionato il jolly antigufo e ha messo un 2 su 2 che ci fa soffrire. Ma è Sponchiado ad attaccare l'area. Mamma mia, entra è un costo come un coltello giusto, caldo dentro il burro. Ah sì. E va a segnare da sotto, scartando tutte le avversarie come dei birilli. Assolutamente. Adesso Tonello da tre punti, bravissima, bravissima. Fabri gioca bene sul pick and roll, la difesa passa dietro. Spara dai tre punti. Ti ringrazio per aver citato il coltello caldo, perché ero stato accusato di abusare di questa metafora lo scorso anno e invece sono stato un influencer. Questo bello il pick and roll per Botter, che però da sotto improvvisa un tiro un po' forzato. È un tiro strozzato. E poi dall'altra parte non rientra bene in difesa, va a commettere un fallo su Angelini. Purtroppo in un momento in cui noi eravamo abbastanza concentrati nello sdrammatizzare, in realtà un piccolo dramma, perché adesso siamo sotto di 4 e abbiamo di nuovo la sentenza Angelini dalla lunetta, che non sì, sbaglia mai. Mi pare che abbia praticamente bruciato la retina, il ferro non l'ha nemmeno visto nei tiri liberi precedenti, e si conferma precisissima. È anche immune da qualsiasi guffata. È immune da guffata, sì, però adesso bisogna capire che cosa ha attivato l'incantesimo antigufo che ha attivato. Dovremmo studiare un attimo la strategia. Segna anche il secondo, bravissima. Allora, insomma, è importante in un attimo. Gattamelata va sul più 6, tirando fuori tutta la classe che ci aspettavamo da questa squadra. Può attaccare l'area. Subisce un fallo, saranno due tiri liberi per lei. Brava Maia che
contro la pressione difensiva delle padovane, va a attaccare in uno contro uno e arriva fino al cuore dell'area e costringe la difesa ad un fallo. Allora, sono 220 gli amici che ci stanno seguendo in questo momento da YouTube, quindi li abbracciamo tutti. Sbaglia il primo Maia, un po' sfortunata. Segna il secondo. Brava Maia, meno 5, palla in mano a Gattamelata, e noi però andiamo a cercare un pressing che non ci riesce. Gattamelata esce benissimo. Ma va bene così, va bene così, va bene alzare la difesa, va bene provarci. E adesso Ridolfi che cerca di recuperare la palla e riesce a recuperarla veramente con una magia. Ha fatto una magia, magia. Ha tirato fuori anche un coniglio dal cilindro e l'ha anche rimesso via, perché non vediamo nessun animale correre sul parquet. Ma vediamo Capitan Pilli correre sul cubo del cambio, dare un cambio ad Angelini, abbassa il quintetto coach Tomei per questo ultimo minuto e 45. Gambarin che serve benissimo Ridolfi, che però no, perde la palla, dai, poi la che recupera, sfortunate che poi siamo, tira verso il canetto perché stava cadendo il tempo. Quindi se prima c'è stata una rimessa laterale, questo era un gancio un gancio strozzato o qualcosa di simile. Tramontina ad attaccare il pressing di Pilli in mezzo alla difesa, forse però avrebbe bisogno di un po' più spazio per attaccare lì, perché stando così vicino diamo la possibilità alla difesa di raddoppiare. Sì, facciamo veramente fatica ad uscire da questi raddoppi, da questa pressione pazzesca. Mamma mia, che paura questo passaggio, ma è andata bene. Botterra raddoppiata subito, però controlla, fallo, fischiato, due tiri liberi per Rebecca. Era riuscita a recuperare un passaggio in mezzo a un raddoppio, un passaggio che forse passaggio non andava neanche complicato. Esatto, diciamo così, complicato. Rebecca con le unghie probabilmente l'ha recuperato e è riuscita anche a costruire un tiro e guadagnare due tiri liberi. Sì, di grande esperienza qui l'azione di Botter, che della numero uno, ma con Silvia. Terzo fallo, ci dicono dalla regia, il nostro attentissimo Double T, che tra l'altro non sta nemmeno abusando del bar oggi. Non capiamo cosa sia successo. No. Segna il primo Rebecca. Segna anche il secondo Rebecca Botter. 25-28. Ancora pressing a tutto campo per coach Moretto. Antonello con la palla. Molto bene qui, BFC veramente sta mettendo tanto coraggio e tanta cattiveria in campo, è quello che vogliamo vedere. Pilli con la palla cerca di servire Ridolfi, spalla canestro marcata da Zanardo che vola via, poi sbaglia praticamente da solo Ridolfi, no, ma non perde la palla Tronchin. Ridolfi rischia anche di segnare il tiro, subisce il fallo, sono due tiri liberi. Sarebbe stata una beffa pazzesca subire questo tiro da due, perché... Aveva sbagliato da sola fortunati, perché non ne sbaglia molti. Allora, in realtà, spieghiamolo bene, l'azione di Giorgio Zanardo era preparata, è stato un coup de théâtre che ha distratto completamente la esperta attaccante patavina. Sì, esattamente. Giorgio Zanardo, come si dice, le ha tolto la sedia e Ridolfi si è trovata anche sbilanciata da questo movimento di grande esperienza della ragazza di Colfosco, ex Ponte della Priula. Segna il primo Giulia Ridolfi, segna che secondo ovviamente. Beh, tiro morbidissimo, non c'erano dubbi a riguardo. Adesso Botter con la palla, Tronchin per Sponchiado, per Zanardo che subisce fallo. Ma è fallo, è che subisce fallo però cioè era un fallo grande come una casa, ma evidentemente non è stato visto. Completamente libera però grande Rebecca Botter, legge tutto, poi invece perde è la fallo. Palla, cosa succede? Sì, subisce sì. Un fallo. Era sempre hook, fallo di un aggancio che si accusa. Sì. Diciamo che in questa situazione ci è andata bene, perché non l'avevamo proprio gestito bene questo attacco no. Ai resti. È il secondo fallo di Ridolfi, due tiri liberi per Rebecca Bottar. Sul cubo del cambio abbiamo
Corto intanto il primo per Botter, credo che sul cubo del cambio possa essere Sorrentino, ma non vedo il numero. Segna il secondo Rebecca. Molto bene, BFC rosicchia un po' di svantaggio, siamo a meno 4. È interessantissima questa fine di quarto, mancano 40 secondi con una BFC che torna a provare a pressare alto. Gambarin con la palla, marcata da Zanardo, Pilli, Antonello, marcata da Tramontin, si cambia su questo blocco, servita bene ma Zanardo legge tutto, bravissima legge tutto. Giorgia va in rotazione, sporca un passaggio che poteva significare due punti praticamente automatici. Assolutamente, grandissimo intervento e anche qui un po' di sfortuna perché la palla era rocambolescamente uscita a vantaggio delle nostre avversarie. 6 secondi, 5 secondi alla fine dell'azione, Sorrentino, bel tiro ma corto, possiamo andare fino alla fine, 14 secondi, fino alla fine del secondo quarto. Zanardo con la palla, che attacca, si gira e segna da sotto con un movimento MoMA che sappiamo da chi è parato. Sì. E si chiude questa frazione sul 28-30, diciamoci la verità, avremmo messo la firma all'inizio di questa partita per arrivare all'intervallo sotto di 2. Assolutamente, avremmo fatto anche il patto col diavolo e invece siamo qui, ce la stiamo giocando. Fabri, non possiamo dire nulla perché BFC obiettivamente ha messo in campo grande cattiveria, grande ritmo, cuore e questo può mettere contro un avversario che è veramente titolata in maniera importante, tutte le giocatrici avversarie hanno un curriculum importante con presenza in Serie A e quindi tanto di cappello alla corazzata gattamelata. Noi in tutti i modi stiamo provando a giocarci una partita a viso aperto. Sì, guarda, grande coraggio, grande diciamo disinvoltura da parte delle ragazze di coach Moretto, ma grande anche attenzione a mettere in campo quello che il coach ha chiesto in settimana, quindi alzare tanto la difesa, andare a lavorare sulle linee di passaggio, cercare di lavorare bene sul tagliafuori, quindi per ora davvero bene, ottimo approccio. E adesso andiamo anche noi in pausa ricordando sempre che è possibile votare la miglior giocatrice della partita che si aggiudicherà una bottiglia Magnum di Prosecco di OCG della ditta Buzz Wine. Assolutamente, quindi votate numerosi. Noi andiamo in pausa, ringraziamo i nostri sponsor e ci vediamo tra pochissimo, non mancate.
Eccoci, allora siamo a Conegliano, al Pala BFC, è l'intervallo lungo tra il secondo e il terzo periodo di una partita tiratissima. Oggi ospite del BFC c'è un Gattamelata Padova con un curriculum straordinario, giocatrici e allenatori di veramente di altissimo livello, e tutto sommato noi ci stiamo giocando una partita onesta al netto di tante infortuni che non ci permettono di giocare con la formazione tipo. BFC sta mettendo in campo quella dose giusta di ignoranza, cattiveria, che le ha permesso fino adesso di rimanere a galla. Siamo 28 per BFC e 30 per Gattamelata. Inizierà un terzo periodo che proveremo a decifrare con il nostro Fabrizio Torazza. Sì, dicevi giustamente, è una squadra Gattamelata con un tasso tecnico molto alto, tra l'altro con un tasso tecnico molto alto anche in panchina, perché ricordiamo Cottomei con esperienza in A2 a Marghera, a San Martino, che si permette poi una vice allenatrice come Francesca Dotto, giocatrice della nazionale di Serie A con esperienze veramente altissimo livello, 4 scudetti, 3 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, 314 presenze in A1, quasi 100 presenze nazionali, quindi voglio dire, dall'altra parte abbiamo veramente una squadra dotata a tutti i livelli e che inizia subito il secondo tempo con una bomba da 3 punti. Brava qui Giorgia Zanardo a resistere a un tentativo di pressione molto alto, gioca bene la palla qui, non se la sente Maria Tramontini di tirare, ma va a prendersi fallo. Un buon fallo. Subisce fallo e va bene così, perché ha attaccato bene la difesa, tutti sanno che è molto pericoloso anche il tiro da tre Maia, quindi le difese sono portate ad uscire forte su di lei e quindi lei concretizza questo vantaggio andando a prendersi anche dei falli dentro l'area. Tanto sbaglia completamente il passaggio, però Serena Marton recupera la palla Martina Meneghini. E in un attimo, 2004, un attimo il Gattamelata si trova a più 7. Un attimo. Eh sì, adesso c'è un fallo di Antonello, di Veronica Antonello. È il secondo per lei. Sì, quindi di buono c'è che comunque stiamo subendo molti falli e speriamo magari che il fattore falli in qualche maniera possa aiutarci. Certamente quello che non ci aiuta è il fattore pressing, perché sono inferocite le ragazze, le padovane. Sì, bisogna anche dire che andiamo certe volte a infilarci, o meglio loro ci costringono ad andare in quelle che sono le è la peggiori. Gabbia del playmaker, quella Fabri, giusto? La, no? bara del playmaker cosiddetta, quei rettangoli diciamo tra la metà campo e la linea laterale in cui ogni buon playmaker esperto non vorrebbe mai andare attaccando il pressing. Adesso recuperiamo invece la palla, rimessa ancora per Tramontin, ancora Zanardo che può attaccare Antonello che ha due falli tra l'altro, poi è Botter fuori dai tre punti, può attaccare in palleggio anche lei, Maschietto da due, sbaglia tiro, forse sporcato questo tiro dalla difesa padovana, di là subito Antonello credo ad attaccare la linea di fondo, è bravissima a fintare il tiro, a esitare, poi costruirsi delle penetrazioni sulla linea di fondo, mano destra, mano sinistra, davvero brava. E qui Maia Tramontin si trova costretta a fermare l'avversario con un'azione fallosa, è rimessa in attacco. Ancora Antonello nell'angolo, attenzione che tira e che fa canestro, è in un amen, Gattamelata a inizio terzo quarto scava un vantaggio di 10 punti. Adesso è Tramontin che scarica per Zanardo, che però non riesce a controllare il passaggio, un'altra palla persa. Attenzione a questo inizio del terzo quarto, sono uscite veramente determinate dagli spogliatoi dei ragazzi di coach Tomei. Ancora 3 punti Antonello, vedete, sente l'odore del sangue, ah, sì, e azzanna la partita con un'altra bomba dei 3 punti, a scavare addirittura più un 13. Vantaggio di 13 punti Antonello. Adesso è Marton a attaccare di nuovo sul pick and roll contro Botter, poi Maschietto che serve Botter che si libera in qualche modo e poi va a segnare da sotto canestro,
chiamava un fallo, forse la difesa. Ma per fortuna questo fallo non è stato sanzionato e riusciamo a prendere una boccata d'aria. Anche perché sarebbe stato il terzo di Rebecca Bottar. Dall'altra parte vedete Angelini che va ad attaccare sul cambio difensivo, va ad attaccare Serena Marton che ovviamente non la può marcare da lì perché le rende almeno una ventina di centimetri in altezza. Ancora Serena a attaccare la difesa di Meneghini, poi si butta dentro, incrocia, subisce un fallo in qualche modo, saranno due tiri liberi per Serena. Tira fuori il meglio che poteva da questa azione in cui si era praticamente obbligata a tentare una penetrazione e in questo traffico l'unica cosa che poteva fare qui Serena era prendersi un fallo. Credo che sia il terzo fallo della numero 22 Angelini. Allora, c'è un fattore falli per Gattamelata che comunque ha una panchina lunghissima e prestigiosissima, però c'è. Tanto però purtroppo sbagliamo il primo tiro libero con Marton. Siamo ancora inchiodate al meno 13, meno 13 che ci penalizza un po' troppo, ma d'altra anche parte. Secondo, ma Maschietto recupera la palla, poi scarica a Bottar che sbaglia, però lotta a rimbalzo, recupera la palla, va su forte, subisce il fallo, non viene fischiato, prova a recuperare ancora un pallone, Bottar lo recupera, passi. Infrazione di passi che non l'aveva fatto vedere bene il movimento. No, io Fabri, guarda, ho acquisito una certa sensibilità e mi è sembrato passi, ma guarda, l'aveva fatto vedere un po' male forse, però non so se avesse riappoggiato il perno. Intanto Angelini attacca forte, sbaglia da sotto perché c'è anche una buona chiusura difensiva, poi Marton in mezzo al traffico, addirittura un passaggio dietro la schiena per Tramontin che passa, no, un passaggio altissimo per Sponchiado. Non era male l'idea qui di Tramontin, ma è stato calibrato male questo passaggio, purtroppo Sponchiado era libera e è andata male. Ancora pressing per Conegliano, però riceve però abbastanza facilmente, sì. Sorrentino eluso veramente bene. Buona la difesa di Sponchiado su Antonello, poi cambia bene, adesso difende bene su Sorrentino che scarica, però poi ci troviamo sbilanciati a rimbalzo, ma recupera Tramontini in qualche modo, poi palleggia fuori, che peccato, ed è palla per Gattamelata che si trova già sul più 13. Aveva difeso veramente bene, sì, ruotando bene in difesa, ma stiamo difendendo bene, peccato c'è stato un attimo di blackout all'inizio del terzo quarto, invece probabilmente coach Tomei era riuscito a caricare le sue atlete con una cattiveria agonistica pazzesca e hanno preso un vantaggio in un attimo, ci hanno sorpreso. Adesso un po' di riposo per Bottar, rientra nella partita Tronchin che non lavora bene sullo smarcamento di Sorrentino che comunque nonostante il disturbo di Tronchin ha tirato veramente bene e adesso è Sponchiato a fare fallo, va a guadagnarselo in qualche modo, sì. Pilli, allora diciamo che obiettivamente Fabri adesso siamo in grande difficoltà. Non riusciamo a stare al passo delle nostre avversarie che stanno usando una grande precisione al tiro ma anche veramente una superiorità un po' su tutti i fondamentali in questo momento. Ma sai, si sono sbloccati, hanno preso quei 10 punti di vantaggio, adesso stanno giocando con la testa molto più leggera e quindi riescono a fare quello che sanno fare, prima probabilmente erano anche un po' bloccate mentalmente dal fatto che appunto Conegliano fosse lì a contatto. Adesso vedete si lotta a rimbalzo, ma facciamo fatica, poi l'ultima a toccare Serena Marton. E non ne usciamo, è un po' una spirale negativa che ci sta un attimo mettendo in difficoltà in questo momento. Siamo a meno 15, abbiamo ancora un possesso a favore delle nostre avversarie, quindi nonostante oggi faccia abbastanza caldo, a meno 15 fa no, piuttosto questo non può essere, questo non può essere un fallo in difesa però, perché Sponchiado stava scivolando sulla propria linea. Adesso è il secondo fallo per Marta. Cazziola su Meneghini, si cambia in difesa, no non si cambia, Meneghini arriva fin sotto, non possiamo difendere in questo modo, è più 17 per Padova, non possiamo difendere in questo modo qui, non possiamo farlo perché comunque abbiamo fatto una buonissima prima parte di partita.
Sarebbe ingiusto poi prendere un parziale di questo tipo. Sarebbe ingiusto, però purtroppo l'abbiamo preso. Abbiamo segnato solo 2 punti, se non sbaglio, Fabri, in questa... Sì. Da 28 siamo arrivati a 30, mentre le nostre avversarie ne hanno segnate 17. Ne hanno segnate 17. Ah sì, è un 17-2 che ci fa veramente male. Una botta sui denti. Excella ride, infatti, il coach Tomei, soddisfatto sicuramente dell'approccio delle proprie atlete. Adesso è ancora Marta Maschietto ad attaccare, mano sinistra, sbaglia, poi si lotta a rimbalzo, però Sorrentino non vuole sapere. Marcon con la palla, superare la metà campo. Dobbiamo continuare però a crederci, dobbiamo continuare a tenere la difesa alta. E invece c'è un fallo in attacco. E Serena Marton usa molto molto bene, una buona dose di esperienza. Prende un colpo abbastanza duro sul gomito, però come al solito si rialza. Dice tutto a posto. Chiede di asciugare, ma non c'è nessuno. Non c'è addetto sì. Alla... E infatti rimpiangiamo... Bazzo Ugo, che l'anno scorso, diciamo, veniva sempre applaudito quando interveniva in pulizia. Quest'anno si sta rendendo utilissimo, mettendo in palio l'MVB, il premio che sarete voi del pubblico che ci segue da casa a decidere a chi sarà dato. Una bottiglia Magnum di Prosecco DOCG Bazzo Wine. Esce dalla partita Marta Maschietto, rientra Sara Colombi. Attenzione al raddoppio, si libera molto bene la palla, poi riapre Tronchin per Colombi che sbaglia, però prende il proprio rimbalzo e segna da sotto, molto bene Sara Colombi, molto attiva, sul proprio errore è andata a prendersi il rimbalzo in attacco. Molto incisiva oggi nei pochi minuti in cui è stata in campo Sara. Davvero, adesso va a mettere pressione in difesa, molto bene. D'altra parte Capitan Pilli che può giocare la palla a spalle a canestro per Angelini. Che si muove con, scusate, per Sorrentino. Tanta roba. Adesso forse perdiamo, recuperiamo, riperdiamo la palla. Però di fatto soffriamo ancora contro il pressing. Sì, è una sofferenza devastante in questa partita perché siamo veramente in difficoltà in questo quarto con un Gatta Melata che invece trova, gioca. Dilagando. A memoria trova ogni spiraglio per andare facilmente a canestro. Sì, perché non riusciamo più a rompere, diciamo, i loro le loro traiettorie in attacco, non riusciamo a rompere i loro schemi e quindi poi servono molto bene spalle a canestro. Intanto Tronchin dai 3 punti, lungo il suo tiro. Però rimbalzo in attacco ancora di Colombi che poi però cade giù, sì, probabilmente non perde la palla perché il possesso è ancora per Conegliano, 13 secondi alla fine dell'azione. Anche se mi pareva che fosse stata Colombi a buttare fuori la palla, probabilmente nell'indecisione tra fischiare un fallo o una rimessa è stata fatta una via di mezzo. Allora, 19 punti di svantaggio, è drammatica ora la situazione per BFC, soprattutto perché non riusciamo a impostare un'azione che non sia una sofferenza totale, Fabri. Sì, questa è la cosa più allarmante, diciamo, perché subiamo tanto la pressione, vedete anche adesso, in realtà è una palla persa fino a un certo punto forzata dalla difesa, probabilmente ci stiamo un po' demoralizzando. E... Sì, esattamente, probabilmente un time out in questo momento potrebbe permetterci di prendere un po' fiato. E di riordinare un po' le idee, perché... Tra l'altro noto ora che... Il coach non ha la solita felpa. È stato sfatato, diciamo, la superstizione della felpa con le 2 sconfitte. Adesso si lotta ancora a rimbalzo, ma ne esce ancora Gatta Melata. Finta il tiro Ridolfi, poi parte in palleggio, poi riapre per Cognolato, 7 secondi alla fine. Però giocano bene, dai e vai, Ridolfi recupera la palla, si lotta a rimbalzo, l'ultima a toccare è Pilli. E ci va bene qui perché potevamo rischiare di perdere ancora una palla. Ha lavorato bene questa volta Tronchini in difesa e
Abbiamo recuperato un pallone, ma facciamo ancora tantissima fatica a uscire, però esce bene qui Marco Spocchiado, Spocchiado. superiorità numerica, va a prendere contatto e a segnare da sotto. Sì, Molto bene. ci stava anche un fischio qui per un Forse ci stava anche il fallo fischio, ma è per un stata tiro molto libero brava supplementare. Marta Sì. a andare a cercare il contatto, a tenerlo e a chiudere con la mano sinistra. Assolutamente grandissima esperienza alla luce dei suoi 17 Fabri. anni Ok. forse da compiere. Va bene, 2:24 alla fine di questo quarto. Siamo sotto 17. Facciamo una fatica terribile. Però noi pensiamo che se riniziamo a giocare come avevamo fatto nei primi due quarti, in qualche maniera magari, anche con un po' di fortuna, potremo risalire la china. E intanto ricordiamo di votare sempre per l'MVP di questa partita, che vincerà appunto una Magnum di Prosecco DOCG della ditta azienda agricola Budweiser. Intanto possiamo dare la linea alla regia per Ma la regia la sta regia sta comunicando col comunicando col tavolo. tavolo e quindi è distratta e quindi non possiamo far passare i nostri sponsor che comunque in ogni caso ringraziamo sempre per il supporto che ci danno. Assolutamente. No, tranquillo, Andrea Grava ha saltato l'organetto, Ha ma saltato la non... pausa sponsor, ha saltato. ma era impegnato perché stavo cercando di dirimere una questione sul fatto che Gattapelata fosse già al quinto fallo di squadra in questo quarto. Quanto a noi risulta questo, mentre il tabellone recita ancora quattro falli per la squadra ospite che ha spaccato la partita in questo terzo quarto. Ancora Gattamelata attaccare la zona coneglianese adesso. Cercano dentro l'area di servire Ridolfi, infatti, che se la gioca uno contro Botter, che nonostante i due falli, e l'ho appena detto, commette il terzo. Era una difesa molto aggressiva di Rebecca Botter. L'arbitro Sì, la difesa sanziona prontamente. Terzo fallo aggressiva per di lei. Botter, cliente difficilissimo Ridolfi da contenere. Sì. E vedete come sulla rimessa poi servono Antonello dai 3 punti, ne ha già messe due. Sbaglia la terza, però ci pensa Cognolato a È prendere il rimbalzo in attacco. devastante anche la superiorità che sta dimostrando la squadra di Padova nel fondamentale dei rimbalzi. Quindi questo continua ad affossare le speranze di BFC di rimanere in partita. Quando mancano 1 minuto e 57 alla fine di questo terzo periodo, siamo sotto di 17, è un divario veramente, veramente pesante alla luce del fatto che sono 51 i punti di Gattamelata e quindi praticamente al 33% di punti in più rispetto ai nostri. E rientra nella partita Marta Maschietto che dà il cambio a Rebecca Botter, gravata di 3 falli. Sbaglia il primo tiro libero Cognolato. Emma Cognolato, 26 anni. 10 punti di media per lei quest'anno. Segna il secondo. Tronchin con la palla. Serve Cazziola. Complicata Però qui Cazziola, ma si prende un fallo. Si prende un fallo al limite dell'infrazione dei passi, diciamo che c'era una sottile linea rossa che però ha premiato Sara, mentre ha punito la difesa di Gattamelata e ora sono due tiri liberi, Fabri, corretto? sono 2 tiri liberi per Sara Cazziola. Intanto entra nella partita Boaretto, Martina Boaretto, E classe 99. continuano a non aggiornare i falli di squadra, ma giustamente una volta in bonus. A segno Cazziola con il primo tiro libero Massimi sul intanto. 5, non 4. Ah. C'è una polemica tra il tavolo e il nostro regista Andrea Grava. Vabbè, intanto abbiamo segnato Ha segnato 2 tiri liberi due tiri che liberi. va bene, completamente libera Marcon, finta il tiro, riapre Valerio adesso per Marcon, completamente libera, sistema i piedi, tira da 3 punti, non colpisce niente. E intanto Marta Maschietto è un po' stufa di avere le mani addosso. Ah, sì. Cazziola con la palla, potrebbe aprire per Maschietto, infatti per Sponchiado. Dentro per Cazziola, molto bene, e ancora meglio Cazziola, tiro rovesciato da sotto canestro. Mamma 52-38. mia, Sara Cazziola qui fa un gioco di prestigio, veramente
Pregevole questa azione di BFC. Attenzione a Antonello, libera, invece è Cognolato, libera dentro l'area, sbaglia, prende il suo rimbalzo. Vai, vai Mata, ed è palla nostra, molto perché bravo, la freccia è girata bravo verso l'attacco per BFC e diciamo che stiamo un attimo riprendendo coraggio. Mi piace l'atteggiamento di Marta Sponchiado, sempre molto aggressiva, sempre molto presente. Alla rimessa va Giulia Tronchin che proverà a liberare Sara Cazziola, che si prende la responsabilità di portare avanti la palla in un momento molto complicato perché siamo molto vicine lì. Adesso è Tronchin che può no, attaccare. Peccato, peccato. Piedi, purtroppo. Peccato, stava puntando al canestro, poi ha avuto un attimo di esitazione, ha provato il cambio di direzione e il palleggio è stato sfortunato. Ancora zona. Servita ancora Cognolato che però non controlla bene. C'era Ridolfi completamente libera in area, infatti adesso la trova. Subisce forse anche fallo Ridolfi. Sì, qui potevamo essere punite con un tiro libero aggiuntivo, a mio avviso, sì, proprio come era successo in precedenza a Marta Maschietto. Mamma mia che complicato. Mamma mia. E siamo troppo vicine le une alle altre, non possiamo giocare a pallacanestro se non troviamo degli spazi, non apriamo degli spazi. La difesa è troppo favorita da queste situazioni in cui andiamo a giocare addosso la palla. E proverà a tenere la palla fino all'ultimo qui Gattamelata per provare a chiudere su un più 18 addirittura. Marco rinuncia al tiro, entra Boaretto che fa anche lei un tiro rovesciato e segna da sotto. 4 secondi, non se ne accorge Tronchin, se ne accorge adesso. E non è fortunata quanto l'era stata Sara Cazziola alla fine del secondo quarto. E niente, l'Ave Maria non è andata a buon fine, invece sicuramente cosa deve andare a buon fine adesso è un saluto ai nostri sponsor che ci sostengono. Siamo ancora qua, siamo ancora qui con l'organetto NBA che parte, non parte, parte, non parte, quindi c'è sciopero, c'è sciopero. No, 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 ci fa giustamente notare che parte solo durante i time out, non durante le pause. Ah no, giustamente, infatti eravamo in pausa, scusate, ci siamo distratti un attimo, colpa di Alfredo. Allora, ci siamo, 56 Gattamelata, 38 BFC. Un divario devastante, una squadra ospite che si è ricordata nel terzo quarto di avere una grandissima classe e l'ha messa tutta in campo per scavare questa differenza. Sì, un divario di 26 a 10 nel terzo quarto. Ovviamente le ragazze di coach Tomei hanno messo in campo tutta la loro esperienza, tutta la loro classe, chiudendo di fatto la partita all'inizio del terzo quarto.
Quindi cosa dovremmo inventarci adesso, Fabri? Ecco, sicuramente non perdere la palla. Questa potrebbe essere una buona idea. Esatto, è una prima chiave di lettura, diciamo. Sì. Una seconda chiave di lettura è una buona dose di fortuna. Ma diciamo che sarà difficile riaprire questa partita, ma quello che possiamo fare è giocarla fino alla fine e cercare di diminuire questo divario, che è un po' severo per come avevamo giocato i primi due quarti, e giocare fino alla fine facendo in modo che possa essere un buon allenamento, una buona prova. Intanto sfortunata Colombi da tre punti, tiro gira esce, dall'altra parte Ridolfi che si guarda addirittura indietro, marcata da Marta Maschietto. Vedete la facilità con cui effetti attaccano adesso la difesa con gli Anesi, le avevamo messe in difficoltà nei primi due quarti, adesso sono molto più fluide le ragazze di coach Tomei. Sbaglia, questa è una notizia. Antonello, da Antonello tre punti, tira notizia. Un cross e sbaglia, quindi quando succede da fare succede. Canestro ha messo sì, due bombe che di fatto ci hanno condannato. Erano due bombe da quattro punti probabilmente, perché ci hanno veramente distrutto il nostro mood, che fino a quel momento era assolutamente positivo. Adesso è Colombi ancora in palleggio, che fa un casino, perde la palla. E Ridolfi qui dimostra veramente una grandissima attitudine mentale, perché nonostante l'ampio vantaggio si tuffa senza paura, certo. Nonostante la sua classe, fa quello che si deve fare in queste occasioni, metterci ogni spiraglio, ogni energia per provare a recuperare la palla, la fa rimbalzare sul piede di una giocatrice conaglianese e guadagna una rimessa sul più 20. Per Gattamelato. Ma d'altra parte, sai, i grandi giocatori, le grandi giocatrici comunque hanno questo tipo di mentalità, giocano sempre al massimo, si tuffano sempre, non guardano il tabellone. Ed è questo che appunto le contraddistingue. Tanto è rientrata l'arbitro. Sì, perché Serena Marton cade e si tocca ginocchio barra caviglia. Prontamente sostituita da coach Moreto, che dice non abbiamo bisogno di ulteriori infortuni. E ributta nella mischia la giovane Livia Torazza, classe 2007, che ha dimostrato nella prima parte della partita di non avere sicuramente timore reverenziale nei confronti delle forti giocatrici avversarie, che chiaramente sono in questo momento sia sul punteggio sia sulla carta assolutamente superiori. Noi abbiamo un quintetto assolutamente giovane, l'unica chioccia in campo è Rebecca Butter, che è già gravata di tre falli, peraltro 22enne, quindi non anzianissima neanche lei. Rimessa per Gattamelata, Marco con la palla, marcata da Zanardo, Cognolato, Butter su di lei e poi spalle a canestro. Va a giocare Pilli, marcata da Torazza, ben raddoppiata poi da Butter. Torazza recupera anche il rimbalzo, poi prova a perdere la palla, invece Marta Maschietto la recupera e va a segnare con un arresto e tiro in contropiede degno di una guardia. Sì, esattamente, un passaggio di Livia veramente rischioso, però giustamente si è preso un rischio. E ancora Livia con la palla in mano, che prova ad attaccare forte, ma prende sul fallo. Fallo di Ridolfi, che ferma il contropiede molto, in maniera molto esperta. Allora, rimessa laterale che probabilmente verrà giocata su Sponchiado, che deve cercare di trovare uno spiraglio per liberarsi dal pressing avversario. Vediamo se ci riesce. Lo fa Sponchiado, che deve attaccare il pressing di Pilli. Sponchiado ottiene bene ogni contatto, poi serve bene Zanardo per Butter, brave, brave, e Butter sbaglia da sotto. Peccato. Mosso bene la palla le coneglianesi, subito bene a chiudere Marta Maschietto, costringe una ripertura sì. Avventurosi, poi Pilli. Bravissima Marta. Cercheranno ancora Ridolfi, credo, sotto canestro. Invece Cognolato da fuori, sbaglia, però prova a recuperare il proprio rimbalzo. Sponchiato con la palla, può attaccare, ha un arresto un po' deficitario, sì. Poi non controlla Butter al limite dei passi, fa, come diceva Dan Peterson, se fai quella roba lì fai un arresto e tiro sul gomito, non andare oltre la linea del tiro libero.
altrimenti attacca il canestro. Torazza cerca di recuperare la palla, poi Maschietto e la recupera effettivamente. Chiude il discorso. Maschietto che serve Botter, che si muove bene e poi però è sfortunata. Che sfortuna qui nelle ultime due azioni Botter. Dobbiamo andare a chiudere la palla però, infatti sì. Dovevamo farlo prima. Chiudono facilmente da sotto canestro con Boaretto. 60-44, 6 minuti a 16 dalla fine. 60-40, ci siamo ancora scusate, 20 60-40, punti. Esatto. Chiude il palleggio Sponchiado, poi Botter con la palla. Può attaccare ancora Sponchiado. Attaccherà lei. Incrocia brava. Bene, sbaglia da sotto, si lotta rimbalzo, ne esce Zanardo. Maschietto. Si gioca su Maschietto e ancora su Zanardo. 9 secondi, può attaccare Zanardo, lo fa, poi è fallo in attacco. È fallo in attacco perché ha aperto il gomito nel momento in cui ha subito il contatto. Cosa dice Grava? Fallo in attacco? Sì. No, no, era dai, fallo in attacco. Non era fallo in attacco, ma ho visto. Attenzione. Attenzione. Allora, no, bisogna dire che Giorgia ha fatto vedere questo movimento in cui ha aperto e l'ha fatto vedere molto bene anche l'avversario. Esatto. Sì, sì, sì. Non ho visto. No, era. Double T va a rivedere l'azione, dice non, sì. Non era fallo in attacco. L'andiamo a rivedere col VAR. Ma infatti lo ripeto, è più probabilmente il movimento di Giorgia Zanardo che ha alzato il gomito che ha indotto l'arbitro a fischiare un fallo in attacco. Adesso poi. Un altro fallo in attacco invece della numero 9 Aurora Salmaso sul blocco. Sì, dice, dai, comunque. Ma perché? Anche qui ma insomma, dai. Sono dinamiche che possono accadere. Intanto qui è Maya Tramontin che cerca di liberarsi e prende fallo. Quindi sembra che gli arbitri in questo momento abbiano ascoltato un po' il pubblico di Conegliano che aveva rumoreggiato per la numerosa presenza di tanti contatti. Tante mani appoggiate, ma d'altronde Pink Gatta Melatte, ragazzi, mette in campo un'esperienza pazzesca. Sì. Quando c'è stato il momento di chiudere la partita l'hanno fatto modo davvero chirurgicamente. Non si può dire niente. È anche questo di Maya Tramontin probabilmente. Va bene. Allora, c'è oltre al contest Buzz the Wine, probabilmente c'è un contest interno tra gli arbitri a chi fischia più falli in attacco. Va bene. Non abbiamo un magnum di riserva però da dare in premio, quindi perdonateci per questo. E coach Moretto sul quarto fallo di Tramontin a 5:25 dalla fine della partita sul 40-60 vuole comunque parlarci sopra e noi diamo la linea ai nostri sponsor. E torniamo qui a Conegliano dove purtroppo non possiamo dire siamo ancora qua, è già perché siamo sotto di 20, è una partita che si è complicata drammaticamente nel terzo quarto e che Gattamelata adesso sta cercando di portarsi a casa in scioltezza perché mancano solo 5 minuti, quindi in questo momento ci vorrebbe un miracolo vero e proprio per farci tornare a galla. Sì, non credo che la partita possa essere più in discussione, però ripeto, possiamo provare a giocare fino in fondo, possiamo provare a lavorare bene sul tagliafuori, magari meglio sul tagliafuori. Sì, perché anche se comunque dobbiamo risparmiarci un po', dato che siamo gravati da infortuni, vedo comunque un atteggiamento di ridotta cattiveria rispetto ai primi due quarti. Sì, questo non deve essere in realtà, perché appunto... dobbiamo continuare a giocare le partite fino alla fine e anche in queste situazioni abbiamo da imparare se ci mettiamo un po' di
di atteggiamento, un po' di voglia, perché comunque abbiamo visto da queste prime tre partite del campionato che l'intensità di gioco rispetto alla Serie C è questa, è molto più alta, e noi dobbiamo abituarci, dobbiamo adattarci a questa, a questo tipo di intensità, dobbiamo giocarci contro, perché sarà così probabilmente dall'inizio alla fine, nessuno ci regalerà sicuramente nulla, saremo noi che dovremo costruirci un po' questa abitudine. Tanto sbagliamo da tre punti con Torazza, però ancora una volta Rebecca Botter va a cercare di guadagnarsi un rimbalzo in attacco. Comunque bene qui Torazza trova comunque il coraggio per provare una bomba, in realtà stava pestando un attimo la linea, ma va bene così, dobbiamo continuare con un atteggiamento ignorante, dobbiamo provarci, non dobbiamo mollare, non voglio vedere possibilmente camminare in campo, ma vogliamo vedere comunque lottare le nostre quanto ragazze. Quanto sia difficile sotto di 20 mantenere la concentrazione e l'intensità, però è quello che dobbiamo fare. Adesso esce Marta Maschietto, rientra Sara Colombi nella partita. Chiude il palleggio consegnato per Zanardo, forse infrazione di passi, però va a incrociare, riapre per Botter che si muove bene, spalle a canestro e inventa un canestro. Una magia difficile, complicato questo canestro. Prima le erano uscite i due tiri sfortunatissimi, questa volta ha fatto un gran colpo di classe, adesso va anche a prendersi il rimbalzo. Tramontin velocemente a superare la metà campo, Torazza con la palla, poteva servire Botter, invece cerca di perdere la palla servendo Colombi, invece poi ancora cerchiamo di servire Botter, siamo in troppe lì, Torazza riapre giustamente per Tramontin che sbaglia da tre, ma era un tiro ben consigliato, era completamente libera Marta e Maia, scusate. Assolutamente, ha fatto comunque un'ottima scelta. Brava qui Giorgia Zanardo che non molla, è questo che vogliamo vedere, è andata a prendersi la palla, adesso se la porta di qua, della metà campo, scambia con Tramontin che può tirare da tre. Non era perfettamente in equilibrio, ma lottiamo ancora in rimbalzo, molto bene, Zanardo con la palla, mettere a posto. Vuole un po' di ordine, deve attaccare però perché sennò subirà la pressione, invece giustamente è inutile che glielo dica io. Buono attacca, scarico su Botter. Botter è sfortunata, si dispera, ma invece deve tornare in difesa, anche se siamo sotto di 18. Se ci mancano sicuramente 6 punti di 3 tiri di Botter che sono usciti con una sfortuna devastante. E qui è fallo in attacco. È fallo in attacco sul blocco. Molto attenti gli arbitri a queste situazioni. Coach Moretto cambia anche Botter. Rientra Marta Maschietto. Cambia anche Giorgia Zanardo. Rientra nella partita Serena Marton. E ricordiamo che dato che mancano solo 2 minuti e 53 alla fine della partita, è il momento giusto questo per votare la vostra MVP, anzi MVB, che vincerà la bottiglia di Buzz Wine. Forza, votate numerosi. Sono arrivati tantissimi voti. Continuate. E vi ricordiamo di restare collegati anche alla fine della partita perché ci sarà appunto la premiazione, ma ci sarà anche un'altra sorpresa, e quindi non scollegatevi subito alla fine del match. Sei secondi alla fine dell'azione e Pilli che attacca il ferro, sbaglia, Torazza con la palla, attenzione al ritorno prepotente della sinistra, preferisce giustamente giocare, riapre per Serena Marton che spara dai tre punti, non è preciso il tiro, si poteva forse lottare a rimbalzo. Adesso Angelini con la palla, taglio sotto canestro, non servita. Però adesso servono appunto Angelini che si muove bene, sbaglia. Ancora Maschietto con la palla. Si muove benissimo Angelini, proprio in ogni movimento riesce a quasi a spostare le avversarie. Che serve bene Colombi che riapre molto bene. Maschietto può attaccare Tramontin forse, ma fermiamo la palla. Potevamo continuare a tenere il vantaggio. E Colombi può attaccare e va a subire un fallo. Molto bene, molto bene. Buona circolazione della palla, adesso ha abbassato un po' probabilmente l'intensità difensiva anche. Sicuramente Gattamellata è talmente vicina al traguardo che insomma qualcosina mollerà, chiaramente
18 punti in un minuto e 30 sono veramente tanti. Certo, diciamo che Troppi. la partita è È chiusa. saldamente nelle mani Sì, però non di... diciamo buttate la pasta proprio perché vi aspettiamo per un'intervista all'MVP della partita e anche una sorpresa molto apprezzata dal pubblico. Adesso attacca bene Padova, la difesa coneglianese, muove tantissimo la palla, però poi sbaglia, sfortunata Maia Tramontini che cerca di mettere le mani sul pallone e gli rimbalza sulle falangi. Rimessa ancora per Padova, 5 secondi alla fine. Sorrentino, Maschietto, non riescono a tirare, infrazione di 24 secondi. Possesso per Conegliano. Ancora pressing comunque a tutto campo di Padova, nonostante siano sul più passi di Torazza che va a cercare il passaggio. Si dispera coach Moretto, gli dice: attacca, non cercare di liberarti della palla, puoi attaccare. D'altronde ci stiamo mettendo l'impegno, soprattutto da parte delle nostre più giovani giocatrici, che merita la partita, e quindi dobbiamo crescere in esperienza, in Marcò malizia. con la palla sotto canestro, bella la difesa di Maschietto e poi di Tramontini che recupera. E dall'altra parte Colombi da due dal mezzo angolo segna con un tiro dolcissimo. Beh, il mio voto va a Sara Colombi, adesso compilo subito il form cliccando al link che trovate nella chat. Gattamelata, scarico per Meneghini dall'angolo, si lotta a rimbalzo, Maschietto con la palla per Torazza che si allarga per giocare, gioca proprio su Maschietto, poi Torazza è libera, può attaccare, va a tirare con la mano sinistra sul tabellone addirittura. È il suo tiro, anche se sembra una conclusione un po' fortunata. Bravissima, qui è 13 punti, finisce la partita con un divario leggermente assottigliato, però diciamo una pillolina di zucchero che però lascia un retrogusto piuttosto amaro, Fabrizio. No, assolutamente Gattamelata ha chiuso definitivamente, sigillato la partita già nel terzo quarto, La votazione. in maniera davvero autorevole, con tutta l'esperienza di cui è capace. Noi siamo riusciti a limare un po' lo svantaggio. Bisogna dire che avevamo giocato per due quarti alla pari con le più esperte giocatrici patavine, quindi questo ci fa assolutamente onore. Abbiamo subito nel terzo quarto, abbiamo subito un po' troppo forse nel terzo quarto, Ah sì, purtroppo sì. quindi, però tutto sommato devo dire, abbiamo giocato per due quarti davvero bene, abbiamo giocato comunque fino alla fine tra l'altro, e quindi non siamo sicuramente contenti, ma abbiamo visto comunque delle cose buone anche questa sera. Assolutamente, tante cose buone le abbiamo viste anche nella votazione del Buzzer Wine Contest, tant'è che ci troviamo in difficoltà a fare il conteggio che... Noi facciamo una Adesso piccola una pausa, piccola direi, pausa, poi ci ma ci rivediamo colleghiamo qui su... con la MVP. Esatto, Ok, a tra esatto. poco.
Allora, eccoci qui con la MVP della partita, Veronica Antonello. Grazie. Complimenti, benvenuta qui alla nostra tele BFC, insomma. Bellissima, diciamo. Bellissima. Allora, Antonella, innanzitutto ti consegno il premio. Antonella, ti ho chiamato, scusa, Veronica, vabbè, porta vabbè, pazienza, sei, è l'età. Ti consegno il premio fornito dal nostro sponsor. Grazie. Bazzo Wine. Siamo sicuramente tutti contenti. Bene, già pronti. Esattamente. Mi hanno detto subito portala giù, mi raccomando. Altro che, infatti è ambitissimo questo premio, lo appoggiamo qui sì. Finché ti intervisto. Allora, innanzitutto, vabbè, io vorrei che tu presentassi un attimo la tua carriera, perché seppur giovanissima hai calcato dei parquet molto importanti, corretto? Sì, sì, grazie a San Martino, insomma io ho giocato lì fin da piccolina, quindi sono sempre stata là, sono riuscita a mettere piede anche in A1 due anni fa, e sì, anche se appunto non avendo grande importanza, però è sempre un grandissimo traguardo e anche potermi allenare con le più grandi è sempre molto utile. Assolutamente, infatti abbiamo visto come hai messo a frutto questa grande esperienza, perché c'è stato un momento in cui ci eravamo un attimo illusi di poter riuscire a impattarvi. Voi chiaramente siete arrivate qui da super favorite, ci stavamo un attimo tenendo, ma poi nel terzo quarto avete deciso di ammazzare la partita, hai fatto due bombe consecutive che hanno decretato un divario importante. Che chiave avete avuto dal vostro coach? Che cosa avete messo in campo in quel momento? Diciamo che le due cose che sono un po' mancate all'inizio, i primi due quarti, sono stati sia l'aggressività in difesa e anche un po' magari il mantenere il nostro ritmo in attacco, perché comunque voi siete una squadra molto molto veloce e quindi noi magari ci siamo fatti un po' prendere la mano, quindi abbiamo giocato un po' nel caos. Però poi siamo riusciti a mettere ordine e fare il nostro gioco e siamo riusciti a venirne fuori, insomma. Infatti, complimenti per questa vittoria. Come vedi questo campionato e cosa pensi, che ruolo può svolgere Pink Gattamelata in questo campionato, secondo te? Abbiamo un buonissimo gruppo e questo penso che sia la cosa più importante in assoluto, perché anche nei momenti più difficili il gruppo, come si è visto oggi, comunque conta molto. Siamo tutte unite, tutte ci incoraggiamo senza problemi. Se un giorno è la giornata di una, il giorno dopo è la giornata dell'altra, siamo tutte contente per questa cosa. Quindi davvero abbiamo un bellissimo gruppo e secondo me questa sarà la chiave per raggiungere buoni obiettivi. E da parte nostra un grande in bocca al lupo e complimenti per aver vinto bene oggi e per il proseguo del campionato. Un grande in bocca al lupo. Grazie anche a voi. Grazie mille. Ciao, ci vediamo. Adesso chiamiamo, mentre consegniamo il... Aspetta che ti diamo il premio. Noi siamo ancora qui in diretta, naturalmente aspettiamo una sorpresa per tutto il pubblico coneglianese. Ciao, grazie. Tutto il pubblico coneglianese ha sicuramente piacere di salutare un grande coach, Michele Tomei. Allora Michele, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Allora, l'ultima volta che ti ho intervistato ho rischiato la vita perché ti ho chiamato mister, ma poi ho capito e ho fatto tesoro di questa esperienza. Quindi ciao coach, bentornato a casa, qui a Conegliano, dove tutti ti ricordano con grande affetto e tu ci hai affettato oggi. Nel terzo quarto avete tirato fuori una cattiveria e una precisione incredibili. Qual è stata la chiave della partita secondo te? Ma la chiave della partita è che ci siamo messe pressione da sole nei primi due quarti, perché volevamo andare via, volevamo fare il break, non riuscivamo, le ragazze di Conegliano erano toste, non ci facevano fare quello che volevamo, si vedeva che avevano studiato la partita e quindi noi, appena le cose non andavano bene, andavamo un po' in ansia. Nel terzo quarto, per fortuna, la difesa aiuta a togliere l'ansia e ci siamo riusciti, abbiamo alzato l'intensità e poi sono entrati i canestri. Però ecco, fuori casa è sempre difficile, quello che mi piacerebbe far capire alle ragazze, no? Invece ogni tanto diamo per scontate le cose, però dai, bene così. Beh, sicuramente, chiaramente tutte le giocatrici che hai hanno una grande esperienza e quindi sicuramente oggi siete arrivati qua in campo da favoriti. Cosa ne pensi di questa BFC che almeno per metà della partita vi ha fatto un po' soffrire? No, ma guarda, allora, il problema delle neopromosse è chiaro che devono adattarsi un attimo al campionato. E poi c'è un grosso problema organizzativo, nel senso che quando sei promossa a metà giugno circa, quando sai, devi trovare i due o tre tasselli magari per rinforzare la squadra per la categoria e non trovi più niente. Quindi
Io credo che il girone d'andata sarà da stringere un attimo i denti. Insomma, il gruppo c'è, l'allenatore è qui già da 3 anni, quindi c'è da stringere i denti, capire un po' com'è la categoria. E oggi già, capite, è solo perché noi abbiamo fatto un break al terzo quarto, altrimenti andavamo avanti fino alla fine. Quindi direi totale fiducia, anche perché sì, insomma, la società, insomma, c'ero anch'io nel 2015 quando ha ripreso un po' di forze, ma adesso, come dico a tutti, avete una struttura, avete messo in piedi una struttura che pochissime squadre di Serie A 2 hanno, quindi tanto di cappello, e questo poi si riverserà anche nel gioco, perché quando la società è solida dietro, sicuramente poi anche le ragazze trarranno beneficio, quindi solo un po' di pazienza, ecco. Va bene, porteremo pazienza, speriamo non troppa pazienza, e di rifarci. In questo momento abbiamo giocato contro tre padovane, abbiamo perso purtroppo tutte e tre le partite, però magari dalla prossima cambiamo provincia e ci potrebbe andare un po' meglio. Perché no, assolutamente. Allora coach, grazie, veramente è stato un piacere riaverti qui. Grazie mille a voi. Ci vediamo alla prossima, in bocca al lupo per il campionato. Anche a voi. Grazie ancora. Ciao. Ciao. Ok, bene. Allora, intanto che Fabrizio rientra in regia, iniziamo a salutare il pubblico che ci ha seguito da casa, quello che ci rivedrà nei prossimi giorni per rivedersi la partita. E sicuramente una sofferenza oggi, però ci portiamo a casa comunque una parte della partita in cui abbiamo dimostrato di essere alla pari, ci portiamo a casa anche gli incoraggiamenti che abbiamo avuto da un generosissimo e affezionatissimo comunque conegliano coach Tomei. Fabri, la prossima dov'è? Cosa succederà? La prossima è a Reyer, diciamo, ovviamente squadra B, praticamente un under 19, però una squadra under 19 strapiena di talento. In casa loro, quindi sarà una partita molto molto difficile. Abbiamo avuto, giustamente come dicevi, anche dei segnali positivi. Comunque anche questa sera dobbiamo continuare a crescere, dobbiamo continuare a migliorare, dobbiamo continuare ad allenarci, e la prossima partita è una partita da giocare comunque fino in fondo, e sono sicuro che ci proveremo. Bene, allora salutiamo il pubblico che ci ha seguito, forza BFC. Ci vediamo alla prossima partita e a presto.